Buongiorno ragazzi, eccomi finalmente tornata in un nuovo video. È da una settimana tutta che non sto più registrando nulla, sono un po' presa come vi avevo già accennato e quindi sono un pochettino più assente qui sul canale, mi dispiace tanto, però spero di tornare super carica e più costante, quindi pubblicando più video a settimana il più presto possibile. Come, non so se si è intravisto, ma forse no, sono, o meglio, è andata mia suocera da Lidl, visto che l'ha presa anche lei, ed è arrivata l'impastatrice. Era da un po' che la puntavo, però non volevo spenderci chissà quanti soldi, quindi alla fine, quando ho visto che oggi usciva da Lidl, ho preso questa, 49 euro per l'uso che ne farò io, va sicuramente più che bene, dopo la spacchettiamo insieme così vediamo com'è. Mi sono già truccata, sono già pronta, oggi devo andare a lavoro, quindi anche questo video non sarà super lungo perché nel pomeriggio parto e vado a lavorare. Voglio però farvi vedere la torta che ho fatto ieri e poi me ne mangio un pezzettino anche per colazione, perché ancora non ho fatto colazione. Ieri ho preparato una torta, è uscita benissimo, bellissima, buonissima. Adesso ovviamente non è più, cioè non c'è più tutta la torta perché ovviamente l'abbiamo mangiata ieri sera, però magari vi metto una foto, pure se guardate su Instagram, probabilmente avrò pubblicato la foto perché sono super soddisfatta. Questo è ciò che rimane della torta, ma in principio era così. Ho fatto la torta con i numeri, sapete che l'avevo fatta fare al mio compleanno, mi era piaciuta talmente tanto che ho voluto provare a riprodurla e stavolta l'ho fatta, a parte vabbè il 69 perché sono appunto gli anni che ha fatto mio suocero, però stavolta ho fatto la versione tiramisù, quindi la crema classica, crema di mascarpone, cacao, pezzi di cioccolato e poi la base l'ho fatta con una specie di pasta frolla, ma c'è anche la farina di mandorle. Correttamente, in realtà la base viene chiamata, cioè si chiama pâté sucré, ovvero una pasta frolla, dove però la farina utilizzata, oltre a quella classica, è la farina di mandorle, come già vi ho accennato, e poi viene utilizzato lo zucchero a velo al posto dello zucchero normale, o almeno per quanto riguarda la ricetta che ho seguito io, poi su internet ne trovate davvero tante. Mangio una fetta di torta. Buonissima. È comunque una torta parecchio lunga da fare perché dovete preparare l'impasto, quindi la base che deve riposare poi in frigorifero almeno 2 ore. Quindi abbiamo preparato quella. Poi abbiamo preparato la crema al mascarpone perché ieri sono venuti qui i miei, la sera abbiamo fatto la cena, però loro sono venuti ancora il pomeriggio. Mio papà ha finito di pitturare quello che mancava, mia mamma mi ha aiutato invece con la torta e per fare i numeri abbiamo utilizzato gli stampini, questi che in realtà è semplicemente un foglio un pochettino spesso in plastica che si può lavare senza nessun problema, quindi potete riciclarli più volte per tutte le volte che vi servono. Questi li avevo presi durante il lockdown su internet, avevo comprato proprio il kit con tutti i numeri e è sicuramente molto molto comodo perché in questo modo il numero esce perfetto. Poi, essendo abbastanza rigido, riuscivo anche a sollevarlo senza poi rovinare la base sotto, ma se volete andare più sull'economico, secondo me potete semplicemente stampare il numero che vi serve da PC. Magari non esce perfetta nel numero come ad utilizzare questi, che sono sicuramente più rigidi, quindi si riesce a fare lo stampo più preciso possibile, però sicuramente qualcosa di carino esce. Per quanto riguarda la crema, invece ho fatto una semplice crema al mascarpone che di solito usiamo per fare anche il classico tiramisù e poi abbiamo decorato con cacao e pezzettini di cioccolato. È piaciuta davvero tantissimo, ha colpito tutti perché sembrava proprio una torta di pasticceria. Tant'è che era davvero simile a quella che avevo fatto fare al mio compleanno a maggio. Era praticamente quasi identica, cambiava il gusto perché questa era versione tiramisù e quella là era classica con la frutta e la crema chantilly, però l'impatto insomma è stato quello
e quindi sono insomma super contenta, sicuramente la replicherò per qualche altra occasione più avanti, avendo tutti i numeri e posso sbizzarrirmi. Adesso finisco di fare colazione, poi scendo in taverna che vi faccio vedere dove siamo arrivati. Ed ecco qui, abbiamo finito completamente di pitturare, o quasi, dopo vi spiego cosa mi è venuto in mente. Comunque, tutte le pareti bianche, due mani, c'era assolutamente bisogno, e ci sono accesi i softbox, come vedete, perché non ci sono le luci, abbiamo tolto quelle che c'erano, devo ancora scegliere quali prendere, anche se un'idea me la sono fatta e quindi bisogna ricorrere a questa luce alternativa. Comunque, camino l'abbiamo finito ieri, alla fine ho scelto questo Tortora molto molto chiaro, che però con la parete bianca fa sicuramente contrasto e come vedete è molto simile a questo. Non è proprio identico, ma è molto molto simile. Adesso però che vedo tutte le pareti chiare, che vedo il camino Tortora, quello che stona secondo me è il colore del marmo. Infatti mi è venuta un'idea, però ditemi se secondo voi è fattibile. Vorrei prendere una pittura specifica per colorare il marmo, perché questo è un marmo abbastanza classico, come vedete, e lo vorrei colorare o come il camino, la parte qui, oppure un pochettino più scuro, oppure bianco, non lo so. Ma penso, cioè se lo pitturo, penso di non farlo bianco per dare un po' di contrasto, ma di lasciare quindi o un Tortora oppure un Tortora un pochettino più scuro e coprire tutto il marmo, perché secondo me così stona. Non so, ditemi voi se lasciarlo così, considerate che poi ci sarà il pavimento diverso, però non lo so, quando le pareti erano tutte gialle e il camino era rosso, questo secondo me si perdeva un po' via. Adesso che ho schiarito tutto, risalta. E quindi questo arancio, che a me non fa impazzire, insomma, lo vorrei camuffare in qualche modo e pensavo di pitturarlo, però. Secondo voi una cosa che avete mai fatto sul marmo? Perché non so in realtà come potrebbe uscire. So che esistono delle pitture per il marmo, però non so poi il risultato, come potrà essere. Però sapete che io sono così, le cose devono piacermi, tutto si deve abbinare. Ieri ad esempio su Instagram, per ridere, vi ho mostrato la scopa, perché ho comprato anche la scopa nuova, perché quella che c'era prima, che usavo qui in taverna, aveva il manico verde e la scopa in seggiola, a parte che era rovinata, quindi comunque era da buttare. Però non mi piaceva proprio come ci stava nel contesto, quindi sono andata da Acquasapone, ho comprato il bastone in legno e la scopa Tortora, così da abbinarla al colore del camino. Ditemi che non sono l'unica che fa queste cose. Però io sono così, a me piace abbinare le cose, anche le cose più banali come può essere una scopa, perché mi piace in un ambiente avere colori simili che si abbinano bene tra di loro. E secondo me questo, il colore di questo marmo con il Tortora del camino, stona un po', non mi convince, però ditemi voi. Tra l'altro tantissime mi avete detto, intanto mi avete chiesto se cambiavamo la cucina, mi avete lanciato una frecciatina, però aspettiamo un attimo, magari più avanti la cambieremo, al momento lasciamo questa. Però mi avete lanciato altre frecciatine del tipo pittura, vedrai come cambierà. E quindi mi state facendo venire quest'idea, però anche in questo caso ho un po' paura del risultato, perché comunque la cucina in sé non è brutta, non ha nulla, non è rotta, è praticamente quasi nuova, si può dire, perché non la usiamo mai, è stata usata qualche anno fa, però poco, e quindi una cucina praticamente si può dire nuova. Però così scura, adesso che è tutto chiaro, ovviamente risalta. Sicuramente andrò a colorare le piastrelle come ho fatto in lavanderia. Adesso vi faccio vedere il colore delle piastrelle attuale, che è un arancio, e quindi andrò sicuramente a schiarirle e le farò bianche. E intanto mi avete detto pittura la cucina.
quindi pensavo di fare un tortora, quindi ad abbinare la cucina al camino, però ho paura di rovinarla. Sicuramente non lo faccio fare perché mi costerebbe troppo e a questo punto, se devo spendere parecchio per farla pitturare, la cambio. Però se facciamo noi con il fai da te, si può risparmiare, magari ci posso anche fare un pensierino. Le piastrelle sono così, è praticamente un colore, non è neanche un arancio, ma più un ocra, anche se in realtà dal vivo è più sull'arancio che non sull'ocra come si vede in videocamera. Comunque queste sicuramente le vado tutte a pitturare di bianco. Per quanto riguarda invece la cucina in sé, non so, secondo voi potrebbe venire una cosa fatta bene? Ovviamente se vado a pitturarla andrò a cambiare anche le maniglie, che come vedete adesso sono molto classiche. Sicuramente se alla fine decidiamo di fare anche questa cosa sarà un ulteriore lavoro, perché comunque non avendo mai fatto questa cosa sicuramente ci impegnerà un po' di tempo, un po' di giornate, di pomeriggi, però la mia paura è proprio quella di non ottenere poi un lavoro fatto bene. Sapete che a me piacciono le cose precise e quindi ho paura di commettere dei pasticci. Poi manca anche il pavimento, quindi non so neanche se aspettare il pavimento e poi procedere qui, oppure se farlo prima del pavimento, prima di vedere poi il pavimento completamente posato, anche se so che il pavimento non si abbinerà bene alla cucina, perché comunque è un pavimento che non c'entra con questo genere di cucina, quindi so già che non si abbina in realtà. Però non so cosa fare. Sicuramente le piastrelle, quelle le pitturo già settimana prossima, andrò a prendere la pittura perché è un po' mi avanzata, ma non penso che mi basti per fare tutto questo pezzo, quindi sicuramente quella vado a prendere ed è una cosa che faccio. La cucina ci devo pensare ancora un attimino. Adesso però torniamo su, così spacchetto finalmente l'impastatrice che ho preso da Lidl, perché secondo me è una chicca anche quella sulla cucina. Quando vi dico che mi piace avere tutto abbinato, guardate un po' qui. Comunque andiamo ad aprire perché sono curiosa di vedere com'è. Ed eccola qui in tutto il suo splendore, è un azzurro Tiffany bellissimo, in realtà è parecchio diverso al tostapane della Smeg che ho sempre nell'azzurro, quello là è più un carta da zucchero, questo è più un verde Tiffany, quindi il colore insomma non è proprio uguale, però comunque mi piace molto. C'è il tastino qui e premendolo si solleva la struttura. Ci sono poi tre accessori. Questo è la frusta per montare ad esempio la panna. Poi c'è il classico gancio per impastare, quindi per fare pizze, focacce, per impastare impasti per la torta, per pasta frolla. E poi c'è questo che invece viene definito frollino, anche questo serve per impastare. Sicuramente oggi non la vado ad utilizzare, anche perché ho fatto la torta ieri e oggi non ho voglia di fare ancora una torta, però magari nei prossimi giorni, magari questo weekend facciamo una pizza, qualcosa fatto in casa, così la testiamo. Adesso però devo decidere dove metterla, perché mi piacerebbe lasciarla a vista, ma però devo ovviamente eliminare qualcosina. Alla fine l'ho messa in questo angolino, trovo che ci stia bene. Ho eliminato il portacialde che ho messo nello stanzino di là, sopra il piano, sopra il mobiletto che abbiamo in legno, e questo l'ho messo qui. Comunque questo colore mi piace da matti, è davvero bellissimo. Devo ancora lavare la ciotola, tutto, però intanto l'ho provata a posizionare e qui mi piace.
Poi stasera quando torno da lavoro vado a lavare tutto quanto. Tra l'altro c'è anche questa parte, vabbè è plastica questa, però serve per non far schizzare l'impasto. Adesso vediamo se con una mano riesco a fare danni, ok. E voilà. Comunque per il prezzo che ha è davvero molto carina. Ma quanto ci sta bene, mi piace troppo. Comunque stavo mettendo via i numeri che ho fatto, che ho utilizzato per fare la torta. E visto che magari qualcuno di voi mi chiede più nel dettaglio, questo è il kit che ho preso, questo qui, proprio su questo sito qua, che vedete scritto in fucsia. L'ho preso qui, è un sito francese e ha un sacco di cose interessanti dedicate alla pasticceria, decorazioni varie, davvero c'è l'imbarazzo della scelta. Quindi se vi piacciono un po' queste cosine, fateci un salto. Adesso mi cambio, nel frattempo si è fatta quasi l'una, sono quasi, diciamo, già ora di pranzo, io ancora non ho mangiato, perché i miei oggi sono andati in gita sul lago con tutti i miei zii, hanno fatto una giornata al lago in barca, così. Mia sorella è a casa da sola, quindi visto che dopo io vado a lavorare e devo portargli le cagnoline, parto adesso così mangiamo insieme, così dopo io vado a lavoro e sono tranquilla che le cagnoline sono in ottima compagnia. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, che poi in realtà non è neanche un vlog, perché in teoria i vlog dovrebbero durare da mattina fino a sera. Questo finisce all'una del pomeriggio. Comunque spero lo stesso di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa secondo voi devo fare in taverna, sia per quanto riguarda il marmo che per quanto riguarda la cucina, perché mi fido dei vostri consigli. Se il video vi è piaciuto, spolliciate ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video che spero arriveranno. Un bacione e a presto, ciao!